sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre, e qui abiterò perché io l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti ed esulteranno di gioia i suoi fedeli. Adesso un momento, meditiamo su questa parola del Signore, a cui aggiungiamo quest'altra parola: ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non si esauriscono. La tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirà le fondamenta di epoche lontane e ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per abitare. Ecco, meditiamo su questa parola. La preghiera è quella che ci dà il Signore, non quella che facciamo noi. La nostra è una risposta alla parola di Dio. Ecco, quando Dio parla, noi assaporiamo la sua parola e poi rispondiamo con lode, tutti, uno per uno, alla parola del Signore, in modo che la parola di Dio fiorisca in tutte le bocche e siamo tutti a rispondere al Signore. Signore, io ti ringrazio per tutto quello che tu ci dici. Noi non crediamo alle nostre orecchie e ai nostri occhi, ma crediamo a tutto quello che tu hai detto. Tu hai annunziato tempi migliori per rincuorarci, e noi ti ringraziamo e ti benediciamo, perché se noi siamo infedeli, tu sempre sei buono. Lode, gloria a te, oh Signore. Adesso abituiamoci tutti a dire il nostro grazie al Signore. Dal Vangelo secondo Luca.
In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirle. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti dai mali di ogni genere li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Egli però disse: «Bisogna che annunci il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, innanzitutto vi abbraccio uno per uno. Siate benedetti dal Signore, siate baciati dal Signore, abbracciati dal Signore. Io qui dall'altare, nel nome del Signore, vi abbraccio uno per uno e dico: siate benedetti nel nome del Signore. Voi che varcate questa soglia, siate benedetti nel nome del Signore. Una parola sul Vangelo è uno spaccato di una giornata di Gesù, quando incominciò proprio dopo l'inaugurazione della sua missione a Nazareth, incominciò a predicare. Innanzitutto va dalla suocera di Pietro, dopo aver predicato nella sinagoga. La suocera di Pietro è ammalata di una febbre grave, alta. Pietro aveva parlato a lei di sua suocera e Gesù si era benignato di entrare nella casa della suocera di Pietro, e quando la vide a letto si gridò la febbre: «Febbre, che stai facendo ancora qua? Vattene via!» E la febbre, come qualsiasi creatura di Dio, obbedisce al comando del suo creatore e se ne va. Poi esce e tanta gente si accalca attorno a lui. La gente porta paralitici, ciechi, sordi, muti, perché sapevano che guariva. Gesù imponeva loro le mani e quelli che venivano toccati da Gesù guarivano. È un gesto sacramentale che compie Gesù. Il tocco delle sue mani
trasmettere la sua potenza di guarigione. Ma tra gli ammalati c'erano molti indemoniati. Quello che meraviglia è quello che dice il Vangelo. Molti di quelli che erano attorno a Gesù erano indemoniati. Perché dice appunto il Vangelo che da molti uscivano demoni gridando: tu sei il figlio di Dio. Avvertivano la presenza di Gesù. Noi non avvertiamo come la gente comune non avvertiva che quell'uomo era il figlio di Dio, ma i diavoli no. I diavoli credono e tremano. Non è una fede che salva, è una fede, o meglio, è una visione che li scuote. Si accorgono che è Gesù e gridano: sei venuto a rovinarci, tu sei il santo, tu sei il figlio di Dio. E gridando uscivano da molti. Può anche darsi che molti sono quelli che sono disturbati dal maligno. A diverso livello, senza che noi ce ne accorgiamo. Fatto sta che tra tutti quelli che stavano attorno a Gesù, molti erano indemoniati. E non era gente peggiore di noi, era gente comune. Erano ebrei, frequentavano la sinagoga, osservavano le prescrizioni della legge. Non erano forse santi, è gente comune, ma molti erano indemoniati. E quando Gesù si accostava, o guarivano gli infermi, o gli oppressi, i vessati venivano liberati. Come erano molte le malattie, così erano molti quelli vessati dal maligno. Sono delle osservazioni che ci debbono far riflettere, perché la presenza del maligno ci può sfuggire. Ci può essere in noi a livello di tentazione, a livello di seduzione, a livello di cattiva malattia, così di cattiva salute, a livello di tristezza, di noia, a livello di rabbia, di odio. Può essere in noi, ma al tocco o alla vista di Gesù, i demoni scappano. E poi Gesù, quando finisce di predicare, di guarire e di liberare, se ne va a pregare. Conclude la giornata con la preghiera al Padre. Ma la gente vuole ascoltarlo, vuole che resti, ma Gesù dice: no, io devo andare a predicare. Per cui lascia i villaggi, lascia i paesi, ci sta un giorno, prega la sera, riposa e l'indomani parte. È una evangelizzazione itinerante. Questa è la vita di Gesù per 3 anni, che San Pietro sintetizza
nella casa di Cornelio con queste parole. Egli passò per 3 anni, incominciando dal battesimo di Giovanni fino alla sua passione, predicando, facendo del bene e risanando tutti quelli che erano sotto il potere del maligno. Questa realtà non dobbiamo dimenticarla, soprattutto oggi, che è l'epoca, come dice la Madonna, in cui il maligno ha le briglie sciolte ed ha il dominio sulla terra. Chiediamo al Signore Gesù che ancora passi in mezzo a noi, guarisca ciascuno di noi si è ammalato, come ha guarito la suocera di Pietro, ci libera dalle altre malattie, dalla nostra cecità, dalla nostra sordità, dalle nostre paralisi, dai nostri torpori, e ci libera anche dal maligno che a diversi livelli e con diverse intensità impedisce la nostra vita cristiana. Chiediamo al Signore Gesù che passi continuamente in mezzo a noi e tratteniamolo quando Egli giunge qui in mezzo a noi. Tratteniamolo perché la sua presenza in mezzo a noi è presenza che salva, che libera, che guarisce, che consola. Amen.